sarà dato proprio dall'accordo finale, quello concesso ai capi rivoltosi perché uscissero dai castelli, quando egli quasi riconoscerà giuridicamente i rivoluzionari, quasi li riconoscerà. Saranno poi il Nilsson, no? Horace Nilsson, d'accordo con la corte, a rinnegare proprio la parola di Ruffo, che addirittura corse per un attimo il rischio di essere arrestato, infatti, a rinnegare la parola di Ruffo e quindi a procedere ad una serie di esecuzioni che saranno poi quelle che ancora oggi si vengono ricordate per mostrare la crudeltà di Ruffo. Nonostante quelle esecuzioni, perché la matematica è bella per questo, nonostante quelle esecuzioni compiute come dire, contro la volontà pacificatrice di Ruffo, il calcolo dell'esecuzione pende da tutt'altra parte, pende tutto quanto dalla parte giacobina. Il Ruffo, quindi, come elemento modernizzatore, anziché come elemento tradizionale, come di pura conservazione dell'ordine esistente. Però, ecco, il Ruffo vuole mantenere la modernizzazione entro un contesto ideale di pensiero filosofico, eccetera, teologico, di fedeltà alla tradizione. Ecco, perché? Perché tradizione e modernizzazione non necessariamente confliggono. Ora io ho delle continue sollecitazioni alla chiusura, quindi purtroppo l'economia del convegno come dire, è tiranna più che il tempo. Però almeno questo pensiero va, come dire, sottolineato, che Ruffo è stato tirato per la giacca da una parte e dall'altra, per la tonaca da una parte e dall'altra e così via, ma rimane importante proprio per questo, e forse proprio per questo è ritenuto pericoloso, perché è l'incarnazione della possibilità di una fedeltà ai principi tradizionali pur nel movimento e nell'attenzione al divenire storico. Non è un passatista, assolutamente non è un passatista, ma è fedele ai principi della tradizione. Ecco. Una frase che faccio sempre mia: tradizione e innovazione, dove l'uomo non è spettatore dei cambiamenti, ma è protagonista, quindi non vuol dire anche modernità. Il modernismo è quando dall'alto, da un salotto di poche persone che decidono, fanno il manuale del gioco in manotte e della distribuzione, mentre invece l'innovazione e tradizione parte dal basso. Grazie Fernando. Chi si aspettava di sentire Scoltelle? Abbiamo sentito un pensiero molto molto profondo su tutta la dinamica e di come il popolo non è così stupido. Il popolo, quando riconosce un personaggio autorevole, in cui in questo caso per il cardinale Ruffo, lo segue. Le masse sono molto più intelligenti di quanto noi possiamo pensare. Grazie Fernando, è stato